Bene, oggi abbiamo un ospite, un gradito ospite, l'avvocato Simone Aliprandi, libero professionista, uno direi di non poter essere smentito se Simone ti definisco come uno dei più autorevoli esperti in Italia di diritto d'autore sul web, per quanto Vabbè, riguarda il grazie. web. Sì. Ed è per Grazie. questo che Magari ti qualcuno non invito. gradirà questo. Vabbè, No, vabbè, e dovrà competere dai. Grazie, per meritarsi grazie. lo Buongiorno a stesso tutti, grazie a premio. te per l'invito, per avermi coinvolto in questa iniziativa sicuramente utile e meritoria, perché bisogna fare assolutamente attività di divulgazione e informazione su questi temi, perché nonostante siano più e più volte discussi in varie occasioni, c'è sempre necessità appunto di ripetere e chiarire alcuni aspetti. Certo. Ed è per questo che davvero mi fa molto piacere che tu abbia accettato questo invito e che ti sia reso disponibile ad aiutarci appunto a sfatare una serie di luoghi comuni, no? Che gravitano attorno al copyright dei contenuti del web e alle pratiche che comunemente si vedono fare spesso scorrette. Sì. Lascio subito a te Allora, sì, come introduzione, sì, poi andiamo condurre. sulle slide. Come introduzione, Sì. diciamo che ho cercato di raccogliere un po', grazie alla mia esperienza di questi anni in attività di formazione, divulgazione e insegnamento universitario, i principali equivoci, le principali, potremmo dire, anche leggende metropolitane che circolano in materia di utilizzo di contenuti creativi sul web, cose del genere, cioè tutte queste Sì. attività che possono in qualche modo impattare con il diritto d'autore. Ne ho presi quattro, dopo vedremo nelle slide. Due sono più nell'ottica del titolare dei diritti e gli altri due sono nell'ottica degli utilizzatori delle opere, in modo tale che abbiamo tutto questo Perfetto. equilibrio. Adesso quando vedrete le slide capirete meglio. Quindi direi che possiamo andare con le Sì, condividi pure lo schermo slide. così. Ok, condivisione schermo, vediamo questi potenti mezzi che la tecnologia ci offre e queste sono le slide. Ci siamo, le Le vedo. vedi? Sì. Ok, ingrandisco un attimo, questo è un po' il titolo, no, che ho voluto dare, abbastanza semplice, abbastanza Abbastanza esplicito e esplicito. Quattro direi potenti equivoci sul diritto d'autore. chiarissimo, Potevano perfettamente essere molti di fuoco. più in realtà, però ho scelto questi quattro e appunto già dedicando un po' di attenzione a questi quattro, visto che venivano fuori un bel po' di slide, è secondo me sufficiente per riempire il tempo che abbiamo a disposizione per questa diciamo, lezione, video lezione. Ok. Proseguo, allora, inizio. A parte questa slide di presentazione, più che altro la metto per coloro che poi vorranno, perché poi le slide io le metto Certo. anche sul mio slideshare e quindi magari qualcuno vuole approfondire. Io sono questo qua, vedete un po' di siti. I due loghi che vedete in alto, copyrightitalia.it ed Array, sono due progetti di cui mi occupo. Beh, Array è una sorta di studio legale virtuale di cui faccio parte insieme ad altri colleghi e facciamo attività di consulenza specifica su questi temi. Copyright Italia è uno dei miei progetti di divulgazione insieme a Copyleft Italia, cioè sostanzialmente due siti che si occupano del tema del diritto d'autore sotto due ottiche diverse, però questi sono un po' è il motivo per cui vedete questi due loghi. In realtà appunto sono progetti miei, io mi muovo da libero professionista. Poi vabbè, c'è il mio blog, ricco di aggiornamenti, lo tengo abbastanza aggiornato, quindi potete trovare un bel po' di cose e mi fa piacere se twittate, mi taggate nei tweet che parlano di questi argomenti. Io spesso pubblico su Twitter e anche su Facebook aggiornamenti su questi Certo. temi, quindi se qualcuno vuole rimanere aggiornato, forse quello è il modo migliore. E poi Perfetto. vabbè, c'è LinkedIn, che è un classico. Questi qua sono i due libri, da cui ho tratto i concetti che dirò oggi. Io pubblico, libri di carattere divulgativo, informativo. Non è uno spot pubblicitario, nel senso che sono due libri che sono rilasciati in licenza Creative Commons, quindi dai due link che avete lì sotto
e li potete scaricare liberamente. In realtà basta mettere il titolo del libro su Google per trovare vari post in cui sono stati pubblicati, perché poi una volta che un'opera è rilasciata sotto licenza libera gira sulla rete, quindi ne troverete varie versioni, secondo che uno voglia l'EPUB, il PDF o la versione testuale, non lo so. Comunque appunto lo do come spunto di approfondimento se qualcuno venisse particolarmente incuriosito dalle cose che diciamo oggi, può sicuramente trovare in questi due libri. Perfetto, hai già accennato alla licenza Creative Commons, che oggi non so se avrei modo di trattare, ma magari potrà essere oggetto di una seconda chiacchierata se avrei voglia. Esatto, allora l'ho buttata lì in una slide perché effettivamente è un tema che non si può trascurare, perché appunto potremmo fare 5 ore di video con i principali equivoci sulle licenze Creative Commons. Direi che magari evitiamo le 5 ore, le comprimiamo in 20 minuti, mezz'ora, Va bene. sicuramente viene fuori qualcosa di interessante. Oggi non è il tema centrale della giornata, di questa nostra video lezione, però sicuramente ci sarà modo di citarle come esempi. Ok, Ok. basta. Bando ai convenevoli e iniziamo a dare una definizione, perché se non capiamo di cosa stiamo parlando, già sbagliamo, diciamo, il tiro, la direzione. Che cos'è? Quando diciamo diritto d'autore, copyright, di che cosa parliamo in realtà? Di che cosa parliamo veramente? A parte che premessa terminologica, se fossimo ad una facoltà giuridica dovremmo anche precisare che diritto d'autore e copyright in realtà non sono proprio la stessa cosa, non sono la traduzione l'uno dell'altro. Perderemo troppo tempo per stare lì a fare questa Va bene. precisazione. Ai fini, diciamo, per lo scopo delle cose che dobbiamo dire oggi, possiamo anche utilizzarli come sinonimi e quindi da qua in poi li utilizzerò sostanzialmente come sinonimi. Quindi, che cos'è il diritto d'autore o copyright? È un istituto giuridico grazie al quale l'autore di un'opera creativa vanta una serie di diritti esclusivi sull'utilizzo e lo sfruttamento economico della stessa. Ok? Quindi un fascio di diritti che sorgono in capo all'autore dell'opera, col quale lui può, appunto, come dico nella seconda parte della slide, garantirsi una remunerazione, cioè cosa ho scritto? Che garantire questi diritti agli autori è un modo per permettere loro di remunerarsi e quindi per incentivare indirettamente la creatività in senso più ampio, no? Quindi quando nella storia umana si è creato questo nuovo istituto giuridico che è il copyright o diritto d'autore, è stato fatto proprio per quello, perché attribuendo questi diritti agli autori si pensò che ciò potesse essere appunto un incentivo Certo. a fare quel lavoro, a fare il lavoro del creativo, no? Perché alcuni dicono appunto in modo abbastanza emblematico e rappresentativo che il diritto d'autore è il diritto del lavoro di colui che di lavoro fa il creativo, fa l'autore. Quindi questo è una serie di diritti esclusivi. Quindi diritti per cui esclusivi nel senso che l'autore può escludere altri dall'utilizzo e lo sfruttamento economico della stessa, dell'opera, grazie appunto ai quali l'autore può sostentarsi, può remunerarsi. Questo è un po' il principio generale. Quindi adesso vediamo un attimo come funzionano questi diritti, come funziona l'acquisizione, la gestione di questi diritti attraverso questi quattro equivoci che io ho individuato. Allora, quando si parla di diritto d'autore, anche qui è una premessa, diciamo, più che altro metodologica, parliamo di un istituto che tocca gli interessi di due tipologie di soggetti, no? Da un lato ci sono i titolari dei diritti, cioè coloro che sono o gli autori o gli editori, le agenzie, cioè i soggetti che gestiscono questi diritti, che hanno la titolarità di questi diritti, e dall'altro lato ci sono gli interessi invece di coloro che utilizzano le opere, vogliono utilizzare le opere e quindi devono interrogarsi su quali siano i diritti su queste opere, almeno questo nel mondo ideale. E quindi dei quattro equivoci, due saranno più nell'ottica arancione, cioè del titolare dei diritti, e gli altri due saranno più nell'ottica invece dell'utilizzatore dell'opera, l'ottica blu. Attenzione però che nel mondo digitale è molto questo confine, queste due aree si sono abbastanza offuscati i confini tra queste due aree. Perché? Perché tutti siamo tendenzialmente, potenzialmente utilizzatori di opere, ma anche creatori. Nel momento in cui io, non so, prendo una foto trovata su Flickr e ne faccio una modifica con Photoshop per tirarne fuori lo sfondo per la copertina di un mio libro. Non so, ho inventato così Sì. in questo momento un utilizzo che si può fare. Sono diventato allo stesso tempo utilizzatore dell'opera di qualcun altro.
ma allo stesso tempo anche creatore di una nuova opera e quindi titolare dei diritti miei. Quindi siamo sempre ormai nel mondo digitale in una duplice veste e quindi è importante entrambi, in entrambi i casi conoscere quali sono le ripercussioni giuridiche. Ok? Iniziamo quindi i due equivoci dedicati, visti diciamo dal lato del titolare dei diritti sull'opera. Il primo, il grande classico, che in realtà ci aiuta poi a capire tutto il funzionamento del diritto d'autore. Allora, si pensa che un autore abbia il copyright sulla sua opera solo se la deposita presso apposito ufficio. Poi, nell'immaginario dell'autore medio italiano è la SIAE, perché noi abbiamo la SIAE, Certo. ma potrebbe essere qualsiasi altro Un ufficio. notaio, certo. Poi ci sono varie versioni di questa leggenda, no? Del fatto che uno, no, io l'ho lasciato a mio zio che fa il notaio, quindi Esatto. l'ho depositata presso un notaio, no, ma io mi sono fatto la raccomandata con ricevuta di ritorno. Cioè, si pensa che il copyright scatti unicamente nel momento in cui l'autore si attiva e fa una di queste, diciamo, di questi passaggi formali per attivare il diritto. Falso, molto falso, e capire questo passaggio, che questo concetto è falso, ci aiuta poi a sgombrare il campo per tutti gli altri tre equivoci. In realtà la legge dice che un autore acquisisce il copyright automaticamente con la semplice creazione dell'opera. Per quanto riguarda la legislazione italiana, questo principio è fissato nell'articolo 6 della legge sul diritto d'autore, che è la legge 633 del 41. Sì, lo so che può sembrare strana, però a differenza del brevetto e del marchio, che sono altri tipi di diritti, sempre diciamo della famiglia della cosiddetta proprietà intellettuale, a differenza loro che appunto si acquisiscono con il deposito dell'invenzione o del marchio presso appositi uffici, il copyright no, il copyright si acquisisce automaticamente, cioè nel momento in cui l'opera ha quei minimi requisiti di creatività imposti dalla legge, l'autore diventa di per sé titolare di diritti, senza che lui si debba attivare per qualche appunto passaggio formale come abbiamo visto prima. Poi quei passaggi formali servono ad un'altra cosa, che è quella della prova della paternità dell'opera. Ok. Ok, che però sono due piani diversi, no? Mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, uno è l'acquisizione del diritto, l'altro è avere, diciamo, uno strumento per poter dimostrare di essere arrivato prima di altri, ma quello non è il trigger, diremmo in inglese, no? Cioè, ciò che fa scattare il diritto. Il diritto, la legge lo dice molto chiaramente, che il trigger è la semplice creazione dell'opera, ovviamente con implicito il fatto che l'opera deve essere minimamente creativa, cioè se io non faccio altro che ricopiare il quadro di un altro, oppure scannerizzare la fotografia di un altro, è ovvio che non posso vantare un diritto perché ho fatto un'attività che è pedissequa, che è parassitaria della creatività di altri. Ma se io ho un'attività minimamente creativa, automaticamente divento titolare di diritti. Ok? Ok. Possiamo passare al secondo, perché questo, insomma, aiuta un po' a sgombrare il campo. Il secondo è abbastanza anche pericoloso, anche lui è molto diffuso. Il diritto d'autore o copyright serve per tutelare le idee. Sento spesso dire, soprattutto adesso in un periodo in cui si parla molto di startup, di maker, no? Sai, Sì. forse anche meglio di me. C'è questa foga, questa preoccupazione a volte eccessiva della tutela della mia idea. Io ho un'idea originale e quindi la voglio tutelare. Io ho il copyright su quell'idea lì. Ahimè, molto falso anche questo. Non c'è tutela, non esiste un diritto che tuteli le idee. Questo impariamo la memoria, ripetiamolo come se fosse il In rosario, capo. perché bisogna evitare, perché se ci fosse una tutela sulle idee in sé, saremmo fermi probabilmente appunto ai primi anni della proprietà intellettuale, no? Al 1700. Perché? Perché tutti avrebbero, i primi ad aver avuto quell'idea, avrebbero vantato dei diritti e avrebbero inibito tutte le altre persone che volevano in qualche modo trattare quegli argomenti, appunto a trattarli. Quindi avremmo un solo manuale di matematica, un solo manuale di storia, un solo manuale, di diritto, no? Perché le idee contenute sono sempre Certo, più o meno certo. le stesse. Invece no, il diritto d'autore, il copyright, non agisce assolutamente sulle idee in sé, si occupa di tutela delle opere. Quindi un conto è l'idea che sta sotto a un'opera, un conto è come io esprimo questa idea, questo contenuto. Infatti si dice che il diritto d'autore si applica alla forma espressiva di un'opera, Certo.
e non al suo contenuto, quindi non inteso come idee e concetti espressi nell'opera. Una sorta di manifestazione dell'idea, un'istanza, Sì, una delle come, possibili esatto. istanze Diciamo, io dell'idea. faccio un classico esempio, no? Sai, si dice come modo di dire comune, che la matematica non è un'opinione, no? Quindi è ovvio che in un manuale di matematica, i concetti matematici sono gli Certo, stessi certo. probabilmente da qualche secolo, o forse da qualche Da qualche millennio millennio, sì, anche. se contiamo Ecco. anche i greci, certo. Quindi è ovvio che, eppure tu entri in una libreria, puoi trovare decine e decine di manuali di matematica, quello per la scuola media, quello per la scuola superiore, quello per il liceo scientifico, quello per il liceo classico, quello per la facoltà di algebra, la facoltà di scienze, ok? La differenza sta in come gli autori di questi libri hanno deciso di trattare i concetti matematici, spiegarli, illustrarli, farne esempi, fare esercitazioni, fare anche Certo. una veste grafica del libro. Tutte queste cose hanno un diritto d'autore, ma non l'idea di fare un manuale di matematica. Ok, poi Perfetto. andare un pochettino più a fondo, c'è una teoria importante di un giurista tedesco, Köhler, che differisce, diciamo, distingue in forma interna, forma esterna e contenuto, ma adesso non è necessario andare così tanto nel dettaglio. Importante è capire questa cosa, che appunto non Chiaro. esiste una tutela sull'idea in sé. Se la vostra preoccupazione è tutelare un'idea, ed è proprio un'idea in sé, ad esempio il classico modello di business. Io ho un'idea di azienda, un modello di business vincente, e se uno pensa che la sua forza sia proprio nel fatto di tenerla nascosta, del non farla conoscere agli altri, appunto l'unico modo è tenerla nascosta. Non c'è un diritto di proprietà intellettuale che tuteli quella cosa. Quindi nel momento in cui io la espongo, la presento al pubblico, la descrivo, mi sono esposto al fatto che qualcun altro possa prendere spunto da quell'idea e replicare gli stessi concetti, ovviamente Ok. con una forma espressiva diversa. Ok, Ok. quindi altro dubbio, altro, scusate, equivoco su cui spesso appunto mi tocca intervenire e chiarire, soprattutto nelle discussioni che vedo nei gruppi su Facebook e nelle mailing list. Sgombrato il campo da questi due, passiamo all'altra ottica, che è quella dell'utilizzatore delle opere. Degli utilizzatori delle opere, no? Siamo tutti in qualche modo chiamati a interrogarci su questa cosa rispetto, appunto, basta avere uno smartphone con accesso a internet, nel momento in cui facciamo condividi di una foto o di un file musicale, stiamo facendo un'attività che anche da semplici utilizzatori impatta quel diritto d'autore, cioè ci dobbiamo fare qualche domanda. Poi le Certo. tecnologie si sono evolute in modo da rendere tutto così facile, veloce, per cui non ti viene nemmeno da farti la domanda. Però, ok, siamo qui proprio per, almeno questi tipi di interventi servono proprio per aumentare la La consapevolezza. consapevolezza, bravo, infatti. Ok? Quindi vediamo se alla fine di questo filmato la consapevolezza dei nostri ascoltatori a casa sarà aumentata. Allora, vediamo il dubbio numero 3. Se un'opera, scusate, l'equivoco numero 3, se un'opera non ha alcuna avvertenza sul copyright, vuol dire che si può usare liberamente. Ok, questo ne abbiamo parlato quando ci siamo sentiti per preparare questa lezione. Certo, È il grande classico, no? Tanto non c'era scritto nulla, l'ho trovata in rete, l'ho trovata in giro, è e libera. quindi se non c'è scritto nulla, vuol dire che è libera. Attenzione, pesantemente falso tutto ciò. E soprattutto non è solo falso, è proprio esattamente il contrario. Infatti, visto che qua bisogna richiamare al primo equivoco, no? Visto che abbiamo detto che il copyright scatta in modo automatico, è ovvio che se un'opera non l'ho creata io, l'ha fatta qualcun altro, e quindi tendenzialmente qualcuno avrà un copyright su quell'opera. Ok? Certo. E quindi è un passaggio logico, che si porta appunto il Quindi 3, è un corollario, diciamo, certo, non è, quindi dell'uno, no? E l'autore se non ha qua. neanche la necessità di esplicitarlo il suo copyright, perché No, esatto, lo si non assume pone questa cosa. In di realtà, allora, default. l'uso del mettere la C cerchiata nel copyright viene dal diritto americano, perché effettivamente una volta non era così, anni fa, decenni fa. Poi si è andati in questa direzione, per cui di default, il copyright è una sorta di closed by default, potremmo dire in inglese, no? Sì. È sotto copyright automaticamente una cosa, nel momento in cui è creativa. Ecco che scatta la necessità di mettere le licenze open, no? Adesso, per questo che dicevo, lo useremo come esempio. È ovvio che se io non metto una licenza open, una licenza tipo Creative Commons alla mia opera,
Non sto dicendo che è libera, perché lo sento dire spesso, no, ma io tanto, ma io non voglio il copyright, io la metto sul sito, è libera. E no, attenzione, perché se io la metto sul sito senza mettere una licenza, non la sto liberando veramente, perché l'utente, l'utilizzatore dell'opera avrà sempre questo dubbio, questo thriller del, oddio, ma questo magari poi mi chiede qualcosa, mi persegue legalmente perché aveva un copyright. Quindi ecco il passaggio logico. Della necessità di mettere delle licenze open, di cui appunto oggi non parleremo, ma ci serve in questo passaggio come esempio per capire. Attenzione che c'è diciamo un asterisco su questo principio generale, cioè c'è come principio generale che tutto è copyright, ma ho scritto tendenzialmente non a caso, perché appunto a meno che i diritti siano scaduti e l'opera sia caduta in pubblico dominio, cioè il Certo. copyright per fortuna non, dura molto, ma non è eterno, c'è una durata per legge. Allora, nel caso delle cosiddette opere creative, quelle in senso pieno, sono 70 anni dalla morte dell'autore, ci sono Quindi altre scadenze più brevi a seconda del tipo di opera, ad esempio le mere fotografie durano 20 anni dallo scatto, beh, adesso non possiamo parlare di vabbè, tutti nel questi, dettaglio, ma comunque sì, però ci quindi sono poi i diritti connessi che hanno la loro durata, però appunto i diritti prima o poi scadono per fortuna, non sono dei monopoli eterni, sono dei monopoli temporanei, anche se durano veramente tanto tempo, perché 70 anni dalla morte dell'autore sono tanti anni, però appunto ci sono tante opere della letteratura, della creatività, non so, della musica, certo. della grafica, cioè delle arti figurative che sono ormai in pubblico dominio, quella roba lì si può utilizzare liberamente, cioè non devo chiedere a nessuno il permesso per utilizzare brani di Carducci, delle O poesie di di Carducci, o Pirandello, di per esempio. Pirandello siamo borderline, non è scaduto da Non tanti del anni, tutto, qualche anno ok. fa, però non so, Ok. Dante, Renzi, sì. Petrarca, Ah, ok, ci ok, oppure siamo. Verdi e Puccini per quanto riguarda la musica, no? Ok. Quindi attenzione, però, appunto, ci sono anche sulla musica, piccolo asterisco, ci sono anche i diritti poi di chi interpreta i brani e di chi li No, produce. diversi, Quindi sì, attenzione, non certo. cadiamo in questo equivoco. Però, appunto, dal punto di vista del semplice diritto d'autore, per fortuna prima o poi questi diritti scadono. Ci sono alcuni casi, passo alla prossima slide, no? In alcuni casi in cui, anche se c'è un copyright, quindi anche se non sono scaduti questi termini, l'opera, secondo la legge, viene comunque considerata di libero utilizzo senza bisogno di chiedere il permesso al titolare. Questi casi possono essere appunto quello che abbiamo detto prima del fatto che nel caso in cui è l'autore stesso o comunque il titolare dei diritti che ci libera alcuni utilizzi perché ha messo una licenza tipo Creative Commons o simile, però la legge prevede che in alcuni casi il copyright si debba fare da parte in virtù di altri diritti più importanti, ad esempio il diritto di cronaca, il diritto di satira, la parodia, oppure la citazione, cioè tutti i casi in cui l'utilizzo è un utilizzo che non danneggia la distribuzione e diffusione dell'opera originale in sé, dell'opera come è stata prodotta dal suo titolare dei diritti, e quindi può essere in qualche modo riprodotta. Gli americani parlerebbero del cosiddetto fair use, no? Dell'uso lecito, leale, cioè di un Sì, uso che non sì. fa, che non danneggia realmente lo sfruttamento, il principio generale di copyright, il sfruttamento di remunerazione dell'autore che abbiamo descritto prima. Ok, questi casi di cosiddetta libera utilizzazione, di libero utilizzo, però sono dei casi, come abbiamo detto, eccezionali. Devono essere specificamente indicati dalla legge e per quanto riguarda il diritto italiano sono quelli dell'articolo 68 e seguenti della legge sul diritto d'autore, la 633 del 41. Appunto, non abbiamo tempo di elencarli tutti perché sono molti, però ecco, in quegli articoli trovate alcune eccezioni in cui se vi state comportando secondo quanto descritto in quelle norme, potete, fra virgolette, infischiarvene del diritto d'autore perché avete un C'è questa diritto, diciamo, prevalenza. più importante, un classico caso è i portatori di handicap che hanno bisogno di in qualche modo eludere le barriere del diritto d'autore per poter fruire delle loro opere, no? Cioè la traduzione in braille per un non vedente di un libro, il non vedente non ha altro modo di fruire di quel libro, e quindi in quel caso, se tutti i non vedenti dovessero chiedere permesso ai titolari dei diritti sui libri, non andrebbero a casa più. Quindi c'è una norma che dice appunto che in quel caso, se è per uso personale ed è un uso strettamente legato all'handicap, allora è Si possibile fare può copiare senza remore. si può fare una traduzione perché di fatto è una modifica, quindi è un diritto
sotto l'esclusiva del titolare dei diritti, fare una modifica di un'opera, uno di quei famosi diritti che abbiamo citato prima, e quindi non c'è bisogno di chiedere permesso per quella cosa lì, per quella specifica attività. Non so, ho fatto un esempio, però ripeto, ce ne sono tanti, dovete andare a visionarli, a verificarli in quegli articoli. Quindi, però, attenzione perché la regola generale è quella, cioè la regola generale è che tutto tendenzialmente è sotto copyright, a meno che siamo sicuri che non lo sia. Quindi la regola è il copyright, il libero utilizzo, la libertà di utilizzo è l'eccezione. Eccezione che può essere o in quegli articoli che abbiamo detto prima, oppure perché l'autore ci ha applicato una licenza libera e quindi ci ha detto che è stato lui a dirci che ci sta autorizzando a utilizzare liberamente. Esempio, lo stiamo facendo noi con questo filmato. Alla fine delle slide vedrete comparire una licenza in cui io, come autore, diciamo, di questo intervento, dichiaro di rilasciare sotto una licenza, appunto sotto un regime più elastico rispetto al copyright, quello classico, quello tutti i diritti riservati, e appunto una licenza Creative Commons, la BY, l'attribuzione, la licenza più semplice, e quindi appunto potrete riutilizzare liberamente queste slide e questo filmato perché io e chi ha prodotto quest'opera ha deciso di fare questa scelta. Ok, però è un'eccezione, è una scelta che abbiamo fatto noi. Se non ci fosse stata questa dicitura, chiunque dovrebbe chiederci il permesso per riutilizzare questo filmato e queste slide. Chiaro, Ok, chiaro, chiaro, perfetto, perfetto. perfetto. Anche qui, corollario di questo equivoco di cui abbiamo appena descritto del numero 3 è il numero 4, cioè. Se una cosa è su internet, quindi, visto che internet è il regno del tutto gratis e tutto libero, allora non c'è copyright, no? Tanto è su internet, se un autore non, se l'autore voleva vantare veramente un copyright, non avrebbe messo su internet il suo contenuto, no? Ok, attenzione, asterisco. Spesso i contenuti che noi troviamo su internet non sono finiti lì col benestare del titolare, dell'autore stesso, no? Esempio, Tra vado su YouTube e trovo un sacco di brani musicali interessanti, ma non provengono sempre dall'account ufficiale della band o della casa discografica. Sono messi lì da utenti e rimangono lì finché qualcuno non si lamenta, finché il titolare dei diritti l'altro, non li non fa chiede a togliere. YouTube di rimuoverli, ok? Certo. Quindi non è detto che se sono lì è perché sono lì legittimamente. E quindi internet spesso sì, ci rende la vita più facile, ci fornisce di una marea di contenuti gratuiti, ma gratis non vuol dire libero da copyright, questo che volevo sottolineare, no? Perché il fatto che una Certo, cosa si trovi gratuitamente su internet, tant'è che se non andate sul sito. implica necessariamente libero, certo, Esatto, cioè chiaro. bisogna tenere assolutamente separato le due categorie del gratuito dal Certo, libero da diritti, un po' ok? concettualmente lo stesso discorso vale per il software open source. Sì, esatto, Open il classico equivoco, no? Uno source, pensa che sia open source ecco, e perché è gratis, quindi invece no, implicitamente è gratuito, sono due non è vero. categorie che viaggiano spesso su binari separati. Capita che Assolutamente. ci siano dei pacchetti open source, di software open source, che costano E cari, perché costano, c'è un lavoro certo. di customizzazione importante, Di e cui quindi è la comunque siamo i prova è la sorgenti, certo. controprova che può succedere anche il contrario, no? Esatto. Quindi sono due concetti che vanno separati. Il fatto che su internet che internet sia il regno del tutto gratis, che poi non è sempre vero, Tra però l'altro. spesso sia così, non implica che lì il diritto d'autore non ci sia. Infatti, come principio generale, ci tengo a ribadirlo, su internet vigono le stesse regole in materia di copyright che vigono nel mondo analogico, l'ho chiamato, nel senso il mondo Sì, non va bene. No. internet. Poi, ovviamente, sono d'accordo con voi, con tutti, che la condivisione e l'acquisizione di opere creative su internet siano diventate così facili, così veloci, per cui uno effettivamente non è portato a pensare alle barriere del copyright, perché è tutto molto easy, basta avere l'applicazione di Facebook, il tasto condividi, Certo. e questo per, non so, io faccio l'esempio Ecco, adesso, guarda. io sono, ho un cellulare Android, no? Chi utilizza un cellulare Android sa che c'è la funzione, c'è condividi, ma c'è anche condividi esternamente, che è una funzione subdola, perché che cosa fa? Fa una copia temporanea sul cellulare e ripubblica il contenuto, quella roba lì sta portando fuori dai Facebook il contenuto, la foto, il filmato, e lo sta quindi sta facendo una copia di quel Certo, contenuto. E sì. quindi dove c'è la copia c'è copyright, c'è diritto di copia. Ok, quindi Ecco, restare. guarda, spendi un attimo, se puoi, una parola in più, proprio sul contesto dei social, ad esempio Facebook, in primis.
Facciamo un caso tipico. Io vado a Roma, faccio una foto, una bellissima foto del Colosseo e la condivido sul mio profilo Facebook. Che diritti ho su questa? E quali sono invece i vincoli che hanno le persone che si imbattono in questa foto? Allora, qua bisogna aggiungere una categoria in più, che non è quella tanto del diritto della legge di cui stiamo parlando fino adesso, ma è quella del contratto. Perché? Perché su Facebook ci sono delle regole imposte, diciamo imposte, Certo, create da Facebook, da coloro che gestiscono la che si piattaforma. sono approvate quando ci siamo registrati. Esatto, che io come utente ho accettato nel momento in cui mi sono registrato e che accetto giorno per giorno. Perché utilizzo la piattaforma, infatti c'è questo principio per cui loro ogni tanto ti avvisano con un flag, un disclaimer che dice: attenzione che abbiamo aggiornato i nostri termini d'uso, sappi che se continui a utilizzare o l'applicazione o comunque il sito, stai Così. implicitamente accettando I nuovi anche questi termini. modifiche. Quindi noi abbiamo, cioè, di base c'è un meccanismo contrattuale per cui oltre ai diritti, oltre a verificare di chi sono i diritti su questa immagine, dobbiamo verificare quali sono i termini in cui questi diritti si è deciso di gestirli. Perché, appunto, facendo tornando al tuo esempio, il diritto di quella foto è squisitamente e indubbiamente di colui che l'ha scattata. Il titolare dei diritti è il fotografo. E quindi ha un diritto d'autore pieno. Nel momento in cui la carica su Facebook, però accetta di condividere parzialmente la gestione dei diritti col signor Facebook. Ok, una delle leggende è quella di pensare che l'ho sentito poi un po' di tempo fa, avevo scritto anche un articolo per chiarire questa Sì, faccenda, infatti, fa ricordo, è che per questo che Facebook diventa padrone di padrone delle tue foto, sì, tutte le foto. Questa è una anche leggenda, diventa contitolare di alcuni diritti. Perché? Perché lui, giustamente, se io fossi l'avvocato di Facebook, direi: ok, visto che noi siamo il posto più in cui ci sono. Con i più numerosi contenuti di tutta internet, perché pare che sia questi i numeri, nel senso, certo, sì. le fotografie, se parliamo di fotografie, non c'è altro posto in cui se ne trovino di più che Facebook, no? Dovendo gestire una massa così mostruosa e mastodontica di contenuti creativi fatti da altri, Facebook non poteva non in qualche modo tutelarsi e dire: ok, noi allora nel momento in cui l'utente carica il contenuto, ci condivide alcuni di questi diritti, cioè ci autorizza a gestire alcuni di questi diritti che sono suoi originariamente, ma che ci cede per il tempo, diciamo, per il tempo in cui il contenuto è caricato sulla piattaforma. Infatti, diciamo, questa cessione di diritti viene interrotta nel momento in cui l'utente decide di rimuovere la fotografia dal social. Poi giustamente uno può dire: ma se qualcuno l'ha presa, l'ha scaricata, quello è un altro discorso. Cioè, se qualcuno se n'è infischiato, col solito che dicevo prima, no? Del diritto d'autore, perché ha pensato che su internet tanto è tutto libero, allora quello è un altro problema. Però per Certo. quanto riguarda, attiene, diciamo, per quanto attiene alla vita della mia foto su Facebook, le regole sono quelle, cioè non bastano le regole del diritto, ma dobbiamo andare a leggere anche le norme, diciamo, di un livello secondario, che sono quelle del Del contratto, contratto. dei termini d'uso che troviamo su Facebook. E appunto è difficilissimo adesso dare delle risposte perché Sì, anche alle ogni sue, sì. piattaforma ha le sue Beh, regole, no? tipicamente Facebook si riserva la possibilità di fare delle copie dei materiali, ma per questioni di efficienza interna, perché Certo, ha esatto. bisogno di distribuire su vari cluster, su collezioni di server dei file, quindi lo deve poterlo fare legittimamente. Esatto. Adesso prima abbiamo parlato quando ci siamo sentiti per diciamo, accordarci su questo filmato, no? Abbiamo parlato di YouTube. YouTube, esempio, consente di caricare filmati o secondo la licenza cosiddetta YouTube Standard, che è una licenza, sono i suoi sostanzialmente i suoi termini d'uso, è una licenza di default che lui applica a tutti i filmati, ma se ci fate caso, quando caricate un filmato, andate sulla schermata in cui gestire il copyright, c'è la possibilità di scegliere una delle sei licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono sei, e YouTube ne accetta solo una, che è esattamente quella che abbiamo scelto noi per questo filmato, no? La CC, la Creative Commons Attribution. Bye. Però appunto quello è un esempio, cioè perché ci sono solamente queste due scelte? L'ha deciso il signor YouTube, il signor Google in questo caso, e noi abbiamo accettato questa regola nel momento in cui ci siamo iscritti e registrati sulla piattaforma.
Può essere che questa regola un giorno cambi, che YouTube decida di utilizzare tutte e 6 le licenze Creative Commons oppure di utilizzarne altre due, che ne so. Ok, questo è il contesto in cui ci Perfetto. stiamo muovendo. Io ero arrivato ad una conclusione, cioè chiusi questi quattro equivoci, chiariti questi quattro equivoci, è chiaro che insomma uno può rimanere un po' disorientato e dire: ma caspita, ma allora tutta questa creatività digitale di cui internet è piena, me ne faccio poco, no? Cioè, sono fregato, caspita, adesso ho sempre Chiaro. preso brutalmente dalla rete e adesso arriva Liprandi e ci dice che non si può, Che siamo tutti fuori legge, che tutti siamo dei tutti fuori dannati fuori legge. legge. Vabbè, allora, poi ci sarebbe da fare tutto un discorso sociologico. Io, la mia tesi di dottorato era esattamente su questa cosa, sul fatto che poi le tecnologie abbassano molto la percezione dell'illegalità dei comportamenti, soprattutto in materia di copyright. No? Io quando faccio le mie Assolutamente. lezioni chiedo sempre una domanda provocatoria: alzi la mano chi ha letto almeno una volta i termini d'uso di Facebook o di, Ah, non so, qualsiasi. E beh, vedi che non si alza nessuna è mano e tutti che guardano chiaro. in basso perché è così, no? Cioè siamo portati a giocare con queste cose che sono effettivamente con questi strumenti che sono effettivamente fantastici, ci danno tante possibilità di comunicazione, di informazione, però appunto lo sforzo intellettuale magari di quel quarto d'ora per leggere i termini d'uso non lo vogliamo fare ed è esattamente quello che succede. Quindi calma e sangue freddo, non è detto che siamo fregati e non possiamo fare più nulla. Perché? Perché allora, innanzitutto un po' di consapevolezza in più non guasterebbe, credo che questo nostro intervento già aiuti, no? Posso Chi ci sta aiutare? ascoltando da domani, se incapperà nei termini d'uso di qualche piattaforma, magari gli verrà un pochettino più di curiosità per leggerli. Vi invito a farlo perché imparate tante cose. Però in generale, l'abbiamo detto prima, cioè ci sono tutti quei casi di libera utilizzazione. Bisogna semplicemente imparare a muoversi nell'ambito di queste libere utilizzazioni. Leggere, ad esempio, gli articoli, quelli che ho detto prima, dal 68 in poi, della legge sul diritto d'autore. Oppure imparare a conoscere le licenze open, le licenze Creative Commons. Quindi, se noi cerchiamo contenuti, o ci muoviamo nell'ambito delle libere utilizzazioni, o cerchiamo contenuti che sono stati rilasciati liberamente dai loro autori, dai loro titolari di diritti, allora lì siamo sicuri che non abbiamo problemi di copyright. Caspita, ce l'hanno detto loro che possiamo utilizzarlo Certo, liberamente, certo. che problema ci può essere? Voi mi direte, ma come si fa? Io com'è che, cosa faccio? Alzo il telefono e chiamo tutti? No, se l'autore ha lavorato bene. Lo stesso Google, cioè un motore di ricerca, è in grado di individuare se ci sono dei termini d'uso liberi o meno dell'opera. E questa cosa qui, quando la faccio vedere, tutti cadono dalla pianta, perché adesso ho aperto il browser, eccolo. Noi siamo abituati a utilizzare Google in questa versione. Vedi lo schermo, Sì, sì, vero? sì, sì, sì. Google. Classica schermata, semplice, con il logo di Google e noi possiamo mettere la nostra ricerca qua dentro. I Certo. furbacchioni di Google hanno nascosto, una volta c'era qua sotto un bel tastino che si chiamava ricerca avanzata, Certo. Advanced Research. La ricerca avanzata adesso dobbiamo cercarla scrivendo ricerca avanzata da qualche parte, però quando la apriamo diventa questa roba qui. Questa è la pagina di Sì, Google sì. con la ricerca avanzata, che è È stato oggetto di una un'altra. mia lezione precedente, Ottimo, perfetto, quindi, quindi lo sai già. È un modo per raffinare la ricerca, per certo. tutti si fermano su queste prime righe, ma nessuno va sull'ultima, che è questa, diritti di utilizzo, e se noi la apriamo, vedete che già ci vengono date alcune ipotesi, no? Voglio Certo. risultati utilizzabili e condivisibili Condivisibili liberamente, liberamente, anche a eccetera. scopo commerciale, qua dice anche a scopo commerciale, lo faccio vedere. Certo. E, ok, Date capite? le varie configurazioni modulari di Creative Commons, essenzialmente, Sì, ecco, più o meno in esatto. questo In realtà modo. non sono proprio le Sì, stesse, ma più o manca meno le qualcuno, ricalca in però qualche modo, sì. più o meno siamo lì, nel Sì, senso certo. che siano Creative Commons, le Creative Commons sono le più famose, no? Però ce ne sono Certo. anche altre di licenze open. Google è neutro rispetto al tipo di licenza, lui Chiaro, semplicemente, chiaro. ovviamente non è che Google ci sono degli omini che vanno a leggersi le licenze, no? È tutto una questione di metadati, cioè se l'autore ha applicato correttamente la licenza alla sua opera, cioè ha Certo. taggato correttamente il contenuto, il file, il PDF, Sì, la sì. foto, il filmato, allora Google percepisce questa informazione, questo metadato, Certo. e ce la dà,
cioè la utilizza per filtrare i contenuti. Certo che se noi ci fermiamo alla pagina di Google, quella generica, perché è comoda, perché è così, è ovvio. È chiaro che Google ha interesse che noi ci fermiamo a questa pagina, perché così ci dà il risultato che preferisce lui, non quello che ci serve veramente. Basta fare anche qua questo piccolo sforzo intellettuale, che come vedete non è così mastodontico e così faticoso, andare sulla ricerca avanzata, l'indirizzo è questo qui, google.com, advanced searches, esatto, Advanced, certo. quello che sia, e trovate questa dicitura diritti di utilizzo. Ok, già questo ci fa cambiare un pochettino l'approccio, no? Ci fa cambiare la situazione in cui ci troviamo, dovremmo essere un pochettino più tranquilli. Perfetto. Sì, Sì, no, niente, nel senso che il mio ragionamento, i quattro cubici sono stati chiariti e sfatati. Ripeto, adesso sta a voi, nel senso chi legge, chi ascolta, se vuole fare quel passo in più di materiale in rete ce n'è solo da ubriacarsi, nel senso, no, io ho segnalato le mie cose perché sono le cose che conosco meglio, c'è cioè una mia video lezione di un'ora e qualcosa su questi temi. Ci sono tutte le altre mie slide su SlideShare, sul mio profilo SlideShare, e poi c'è un piccolo saggio, che è una roba di tre paginette a quattro, in cui si fa un'introduzione addirittura all'open licensing, che sono i temi che abbiamo sostanzialmente toccato oggi. Poi, ripeto, Magnifico. diciamo, sono a disposizione per farne un'altra più specificamente dedicata Magari alla al Creative Commons. licenza. Perfetto, sì, beh, a questo punto sì, mi sembra d'obbligo fare un'altra chiacchierata tipo questa, però dedicata esclusivamente alle licenze open, alle Creative Commons in dettaglio. Infatti, Se come tu. dicevo, parlando di Creative Commons, questa è l'ultima slide in cui, oltre a ringraziare, segnalo la licenza. Eccola qua. Quella che tu attribuisci. Beh, insomma, sono io, siamo tutti noi che ringraziamo te per la chiarezza e l'efficacia dell'esposizione. Mi autorizzi ovviamente a questo punto anche a rendere disponibile il file che hai usato per questa presentazione, le tue slide. Ovviamente sarà, beh, guarda, lo carico, adesso ho tolto la condivisione schermo, quindi Sì, forse dovreste ricominciare a rivedere la mia faccia. ma la volevo più grande. sì, senza problemi, le slide sono, anzi, non mi devi nemmeno chiedere il permesso, perché il Perché, permesso è nella appunto, licenza è già nella stessa, licenza, quindi quindi siamo a abbiamo già posto. imparato anche qui un'altra cosa: la licenza, in quanto derivato del verbo licere latino, è un'autorizzazione, io vi ho già autorizzati a utilizzare, ma non solo te ho autorizzato tutti coloro che andranno su SlideShare o sul tuo sito a prendere queste slide. Magnifico, Ok? ottimo, grazie Simone, Ottimo, e grazie alla mille. prossima. Caro saluto a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao.